Presidente, peccato non essere riusciti a portare a casa questi tre punti contro un avversario pur valido, ma insomma il Pisa ha comunque tenuto bene il campo, tranne qualche minutino nel secondo tempo. Come detto, il campo non era dei migliori, l'avversario era difficile, quindi ci prendiamo questo punto contro l'Aquila. Appunto abbiamo perso due punti perché pensavo alla fine del primo tempo, vista la nostra superiorità, dovevamo concretizzarla anche nel secondo tempo. Invece non ho fatto neanche il tempo a vedere il gol loro, perché sono arrivato due o tre minuti dopo l'inizio del secondo tempo, e dopo si è visto che abbiamo avuto una partita diversa nel secondo tempo dal primo. Si tratta questi di una squadra meglio preparata atleticamente, è un po' secondo me il residuo del vecchio sistema, ma senz'altro ci rifaremo. Dopo, la causa è stata anche questo campo pesantissimo, che in fase di recupero fisico evidentemente non è che ci abbia favorito, ma ci ha danneggiato. Comunque la squadra, gli ho detto, a parte il secondo tempo che abbiamo sofferto, dopo se si vuole è giusto anche il pareggio, però i ragazzi ci sono e verremo fuori sicuramente, sarà questione di una settimana o 15 giorni. Tornato al gol Rashid Arma, volevo sapere una sua impressione su questo e sui due nuovi arrivati. Parfì ha giocato tutta la partita, Crescenzi solo nel finale. Sì, questo era, per quanto le due new entry, mi è sembrato che Parfait abbia fatto la sua gara, sebbene fosse anche lui un po' più indietro nella preparazione degli altri. Del resto ha voluto dare la massima fiducia e ha fatto bene. Per quanto riguarda Crescenzi non si era mai allenato se non che solo ieri mattina con i compagni, e si sapeva che doveva partire dalla panchina. Per quanto riguarda Arma, questi sono i suoi gol, ne abbiamo già visti diversi e oggi ha riconfermato la sua validità, che se gli arrivano dalle fasce dei traversoni giusti, lui si fa trovare sempre pronto per fare il gol.